Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Katie ed oggi sono tornata con un nuovo episodio di I Crochet Caffè di Katie e Nina. Questo è precisamente il terzo episodio e nell'episodio di oggi vedremo come realizzare questa borsa secchiello che ho deciso di chiamare Queen Butterfly, Queen per il nome del kit che appunto si chiama Queen e Butterfly per la patellina piena di farfalle. Comunque, io spero tantissimo che il tutorial vi piaccia ed ora vediamo subito cosa ci occorre. Per il progetto di oggi ci occorrerà un kit Queen che è composto da una vasca rettangolare rigida come questa ed io ho il kit nella versione in giallo, questo è in vero camoscio e c'è la patellina abbinata con questa stampa con le farfalle. E ci occorreranno ovviamente almeno due rocche di cordino ed io utilizzerò il tie che è color cedro ed è questo qui. In più ci occorrerà un uncinetto 3,5 e un ago tirafettuccia. Quindi armiamoci di uncinetto ed iniziamo subito. Partiremo come sempre lavorando dal fondo, quindi lavoreremo delle maglie basse all'interno di ogni foro del fondo. Però volendo potete anche lavorare il punto catenella in ogni foro e poi fare le maglie basse. Io preferisco fare così. Ho già fatto il cappio iniziale, lo tengo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nel primo foro che mi ritrovo sul lato e faccio una maglia bassa. Ripunto nello stesso foro e faccio un'altra maglia bassa. Quindi lavorerò due maglie basse in ogni foro della vaschetta. Dopo aver lavorato tutti i fori del fondo, andiamo a chiudere questo giro con una maglia bassissima, puntando l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, in questo modo. A questo punto andremo a fare il nostro solito giro a maglia bassa in costa dietro per staccare un po' dal fondo. Quindi parto con una catenella. Punto l'uncinetto nella stessa maglia di base dove abbiamo chiuso con una maglia bassissima, proprio qui, prendo solo metà catenella dietro però in questo modo e faccio una maglia bassa. Proseguo quindi facendo una maglia bassa in costa dietro in ogni maglia sottostante.
Ok, terminato anche questo giro, lo chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. In questo modo. Ora partiamo con la lavorazione vera e propria del corpo borsa e per questo progetto utilizzerò il punto spiga, solo che lo lavorerò un po' diverso, però comunque i passaggi sono quelli, bene o male. Parto sempre con una catenella. E per chi non sa proprio come si lavora al punto spiga, magari vi lascio il link nella descrizione di qualche mio tutorial precedente o nella i qui in alto. Allora, iniziamo facendo una maglia bassa nella stessa maglia dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima. In questo modo. Poi dobbiamo fare un punto canestro nella maglia successiva, quindi non dobbiamo prendere la catenella, ma dobbiamo prendere tutta la maglia. Quindi puntiamo un uncinetto in questo modo, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e chiudiamo a maglia bassa. Anche se i passaggi sono gli stessi della maglia bassa, è chiamato punto canestro. A questo punto, per il punto spiga dovremmo puntare in uncinetto prendendo tutta la maglia bassa precedente, quella che abbiamo fatto poco prima, quindi fare un punto canestro obliquo. Io però punterò l'uncinetto nella catenella, proprio qui, vediamo come ve lo posso mostrare, punterò l'uncinetto in questo punto e farò un punto canestro allungato, quindi punto l'uncinetto. Prendo il filo, lo tiro fuori e chiudo a maglia bassa. E si creerà questa specie di boomerang, però comunque i passaggi sono bene o male gli stessi del punto spiga, solo che punto l'uncinetto nella catenella e non prendo tutta la maglia. Per il passaggio successivo, punto l'uncinetto nella maglia successiva e faccio una semplice maglia bassa. Punto canestro nella maglia successiva sottostante, quindi fate attenzione, dobbiamo saltare quella sottostante alla maglia bassa che abbiamo appena fatto e andare nella successiva perché molte magari si possono confondere. Quindi faccio un punto canestro, così, poi punto l'uncinetto in questa catenella, ve lo rimostro, praticamente punto l'uncinetto qui, prendo la catenella della maglia bassa fatta poco prima. Prendo il filo, lo tiro fuori. E chiudo a maglia bassa in questo modo e proseguo così per tutto il giro, quindi maglia bassa nella maglia successiva, punto canestro nella maglia successiva sottostante, punto canestro allungato nella maglia bassa fatta poco prima, quindi ritorniamo indietro, puntiamo nella catenella della maglia bassa, nel caso volete lavorare il punto spiga in questa versione, mentre prendete tutta la maglia se volete lavorare il punto spiga normale. Quindi torno indietro, punto nella catenella della maglia bassa, tiro fuori il filo e chiudo a maglia bassa. Così. E continuo per tutto il giro.
Terminato il giro, vado a chiuderlo con una maglia bassissima nella prima maglia realizzata e chiuderò ogni giro con una maglia bassissima. Lo faccio per non far venire lo scalino a fine lavoro. Bene, ora lavoriamo il secondo giro. I passaggi sono gli stessi, ovviamente, però vi mostrerò dove puntare l'uncinetto. Partiamo facendo una catenella. Facciamo la maglia bassa nello stesso punto e il punto canestro lo andiamo a fare esattamente qui dove c'è la maglia bassa che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi dove vediamo la maglia bassa noi andiamo a fare il punto canestro in questo modo. Poi ripeto il passaggio che abbiamo fatto anche nel giro precedente, ovvero ritornare indietro, puntare l'uncinetto nella catenella e fare un punto canestro allungato. In questo modo. Proseguo. Faccio una maglia bassa in questo punto, ovvero dove c'è il punto allungato. Un punto canestro dove troviamo la maglia bassa del giro sottostante. Ed un punto canestro allungato puntando l'uncinetto nella catenella della maglia bassa fatta poco prima. In questo modo e proseguo così per tutto il giro. Facciamo la prima maglia bassa dove c'è il punto allungato, quindi dove abbiamo fatto il punto allungato, noi facciamo la maglia bassa. Dove c'è la maglia bassa nel giro sottostante, la prima dei tre punti che formano il punto spiga, quindi qui vado a fare il punto canestro. E poi faccio un punto canestro allungato nella maglia bassa fatta poco prima, prendendo solo la catenella. In questo modo. E proseguo per tutto il giro. Terminato anche quest'ultimo giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia e dal prossimo giro in poi non dovremo far altro che ripetere gli stessi procedimenti che abbiamo utilizzato per quest'ultimo giro. Quindi partiamo con una catenella, facciamo una maglia bassa nello stesso punto dove abbiamo chiuso con una maglia bassissima. Un punto canestro prendendo la maglia bassa del giro sottostante ed un punto canestro allungato puntando nella catenella della maglia bassa fatta poco prima.
Quindi proseguiamo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri indicati qui in alto nello schermo. Ovviamente nel numero di giri che trovate indicato qui sono compresi anche i giri che abbiamo già lavorato. Quindi raggiungiamo questo numero di giri e poi ci rivediamo per continuare la nostra borsa. Adesso io ho chiuso con una maglia bassissima l'ultimo giro, ovviamente i laterali vanno messi in questo modo verso l'interno per creare questi soffitti. Io ho cambiato durante la lavorazione l'uncinetto ed ora stavo lavorando con il numero 3 perché volevo che comunque i punti fossero ben stretti e non molto larghi, perché specialmente nel lavorare questo punto obliquo mi veniva un po' lento, quindi ho preferito lavorare con un uncinetto poco poco più piccolo, comunque un mezzo punto. Avevo iniziato la lavorazione con il 3,5 e poi ho proseguito con il 3. Comunque, anche se avete continuato con il 3,5 non ci sono problemi, perché non è che varia tantissimo la lavorazione. Poi avevo dimenticato di dirvi in questa parte iniziale qui, se vi ritrovate come me i punti ravvicinati, lavorate un punto basso in un foro ed un punto basso nell'altro foro, in modo che non vi verrà l'aumento. Avevo dimenticato di dirvelo, quindi scusatemi. Però se i fori sono disposti in questo modo, quindi ce n'è uno solo centrale, potete lavorare benissimo due maglie basse in ogni foro. Ora, tornando a noi, abbiamo chiuso l'ultimo giro con una maglia bassissima. Ora facciamo una catenella e faremo un giro di sola maglia bassa, quindi lavoreremo una maglia bassa in ogni punto sottostante, o meglio dire solo nei due punti. Quindi ora vi faccio vedere. Partiamo facendo una maglia bassa nello stesso punto dove abbiamo chiuso con una maglia bassissima, quindi nel primo punto del giro precedente, in questo modo. Poi dobbiamo saltare la maglia successiva e fare una maglia bassa nella prossima. Questo perché praticamente lavorando il punto spiga in questo modo si creano degli aumenti se poi andiamo a lavorare dei punti normali come la maglia bassa o comunque la maglia alta, comunque dei punti normali o dei punti diversi che non siano il punto spiga, perché per lavorare il punto spiga dobbiamo fare una maglia bassa, poi andiamo nella maglia successiva e facciamo un punto canestro e si crea un secondo punto. Poi torniamo nella maglia precedente e facciamo un altro punto e si crea un altro punto. Facendo poi un giro di maglia bassa, comunque una maglia semplice che va lavorata su ogni punto, quindi una lavorazione regolare, se lavoriamo tutti i punti che ci ritroviamo in basso si creano degli aumenti, quindi saltando una maglia per ogni modulo sottostante torneremo con lo stesso numero di maglie con cui siamo partite. Quindi abbiamo fatto una maglia bassa nella prima maglia bassa sottostante, quindi nel primo punto sottostante, abbiamo saltato il successivo e abbiamo fatto una maglia bassa nella maglia successiva. Come procediamo? Procediamo facendo una maglia bassa nella successiva. Saltiamo questo punto in mezzo. Andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassa. E procediamo in questo modo, quindi lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia bassa. Quindi per ogni modulo sottostante, quindi per ogni punto spiga,
Lavoreremo solo due maglie, quindi una maglia. Questo è il punto spiga per farvi capire. Questo. Ed è formato da una, due e tre maglie. Noi lavoreremo solo le due esterne e non quella centrale. E procediamo così per tutto il giro. Terminato questo giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia e a questo punto faremo un ulteriore giro a maglia bassa, però in questa volta faremo una maglia bassa in ogni maglia sottostante, quindi facciamo una catenella e ripetiamo una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Terminato anche quest'altro giro, lo chiudiamo con una maglia bassissima, sempre nella prima maglia. Facciamo una catenella e ora faremo l'ultimo giro vero e proprio, quindi andremo a rifinire tutto il bordo a punto gambero. Per chi non lo sapesse, il punto gambero è una maglia bassa fatta a rovescio. Quindi puntiamo l'uncinetto nella metà catenella. Io prenderò solo metà catenella, però se voi volete potete prendere anche tutta la catenella. Io preferisco farlo in costa. Punto l'uncinetto nella metà catenella, prendo il filo, lo tiro fuori e chiudo a maglia bassa. I passaggi sono quelli di una maglia bassa, solo che viene a rovescio. Punto l'uncinetto nella metà catenella successiva verso destra, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Punto l'uncinetto nella metà catenella successiva, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. E proseguo in questo modo per tutto il bordo. Bene, dopo aver lavorato tutto il bordo, tagliamo il filo, lo tiriamo fuori e andiamo a bloccare con un nodino all'interno e poi facciamo passare il filo in eccesso un po' tra le mani e poi tagliamo quello che ci resta. A questo punto il nostro corpo in borsa è terminato e passiamo al montaggio della padella.
Per questa volta, prima di applicare la padellina sulla borsa, lavorerò delle maglie basse all'interno dei fori che ci troviamo qui. Poi lascerò, dopo aver lavorato tutte le maglie basse, lascerò il filo un po' più lungo e utilizzerò lo stesso filo per poi cucire la padellina sulla borsa. Quindi, con lo stesso uncinetto con cui ho lavorato io la borsa, vado a fare il cappio iniziale. E lavorerò due maglie basse in ogni foro che mi ritrovo qui sulla padellina. Ed ecco qui, a questo punto mi taglio un po' di filo. Questo è tutto il filo che ho tagliato, ma tanto sicuramente mi avanzerà e me ne avanzerà anche tanto. Però meglio abbondare. Faccio una catenella e tiro fuori il filo. Questa sarà la parte retro della mia borsa, quindi vado a cucire la padella in questo punto, cioè da questa parte. Prendo bene le misure. Fate attenzione a tenere questa parte dove ci sono gli agganci dei manici al centro per segnarmi il punto esatto. Mi aiuto con degli spilli, quindi mi segno il punto di inizio e di fine e poi mi segno la riga che mi farà capire se vado dritto o meno. Con l'ago tirafettuccia ora inizio a cucire, quindi abbiamo fatto la catenella, entro nel corpo borsa. Dopodiché dal corpo borsa esco fuori e prendo la prima maglia bassa che mi ritrovo. E tiro bene. Passo nella maglia successiva ed entro anche nel corpo borsa. Così via. Ok, una volta cucita tutta la padella e quindi abbiamo portato il filo all'interno e siamo arrivate in questo punto, portiamo anche questo piccolo filo all'interno, così facciamo un nodo e blocchiamo il tutto. Ed ora dobbiamo solo applicare la chiusura vera e propria. Quindi
Quindi prendiamo anche qui le misure, un po' le distanze dove abbiamo intenzione di applicarla e poi con le alette andiamo a bloccarla alla borsa. Vedete, io mi sono segnata il punto preciso con degli spilli. Ed ecco qui la chiusura montata. Bene ragazzi, anche questo tutorial è giunto al termine ed io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Abbiamo imparato una nuova versione del punto spiga che a mio parere è davvero molto carina. Se vedete la borsa più alta rispetto a come l'avete vista durante il tutorial è perché abbiamo valutato di inserire alcuni giri in più, però non preoccupatevi perché nel tutorial dove vi ho scritto il numero di giri totali sono esattamente quelli che ho fatto io per questa versione, quindi no problem, la vostra borsa verrà con la stessa altezza di come la vedete qui nel video. Vi ricordo che per acquistare il kit vi lascio il link qui nello schermo che è www.ninandmade.it e nel box info qui in basso dove trovate anche l'intera lista dell'occorrente. Quindi io mi auguro di vedere presto delle vostre creazioni, vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo episodio.